spiegare, di dire come mai all'improvviso tutta questa fioritura di santi dopo dei secoli dove sembrava non ci fossero più santi. Allora avevo identificato alcuni elementi, ma non mi attardo su questo. Ma per dire il motivo per cui non abbiamo esaurito completamente la figura di Don Leonardi. Allora adesso spero velocemente recupero per frasi, per punti, la parte che avevo fatto la volta scorsa per poi concludere la figura di Don Leonardi e poi cimentarci con Don Step. Don Leonardi che ha avuto la conferma anche questa sera, l'avevo già avuto settimana scorsa e anche nei giorni precedenti. Che quanti dicono, ma Don Leonardi, chi è questo? Chi è costui? E invece è proprio una bella figura. Allora, partiamo, adesso l'angolo tra via Mazzini e via Quattro Spade, vabbè, ma. E quindi, primo momento, la sua vocazione, ecco, i primi germi della sua vocazione sacerdotale, la partecipazione a una messa con il Papa Pio VI, che ha celebrato la messa in arena nel 1782. Aveva 13 anni e entra in seminario, suo papà non è d'accordo, gli fa imparare un mestiere, vale la pena sottolinearlo perché questo mestiere di tipografo risulterà importante nella storia, successivamente nella storia della vita di Don Leonardi. E rientra in seminario, però ecco, forse proprio per il lavoro del papà che è farmacista, lui ha come una propensione nei confronti dei malati che va a visitare, a trovare nell'ospedale maggiore di Verona, che era l'ospedale della Misericordia, che era situato dove oggi c'è la fontana in Piazza Bra. Diventa sacerdote a quasi 25 anni. C'è una particolarità nella sua prima messa. Lo stesso Avogadro, il vescovo, partecipa non solo alla prima messa, ma anche al pranzo della famiglia, segno di una profonda familiarità che il vescovo ha nei confronti di questo giovane prete. Catechista, ecco. C'è una circostanza, la presenza, l'arrivo dell'esercito francese nel territorio veronese. Questo fatto incide moltissimo sulla storia e sulla vocazione di tutti i personaggi con cui abbiamo a che fare, con i quattro personaggi con cui avremo a che fare in questi nostri incontri. L'esercito francese arriva a Verona in città il 1 giugno del 96. Perché questo fatto è importante? Perché per i primi mesi l'esercito francese, che è in guerra con l'esercito austriaco, ma in realtà arrivato a Verona si ferma. Il progetto era quello di inseguirlo fino a Vienna, in realtà a Verona si fermano e attorno a Verona si scatenano le battaglie più furibonde. Questo porterà che cosa? Una grande povertà e fame e povertà di un territorio già compromesso e secondo, unito a questa, delle ritorsioni che l'esercito francese fa nei confronti della popolazione che deve mantenere tutto l'esercito, eccetera, 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 ma farà aumentare, perché tutti i moribondi, i feriti delle battaglie, vengono ricoverati sia quelli dell'esercito austriaco che quelli dell'esercito francese, vengono ricoverati in città. Il piccolo ospedale non basterà e quindi ci saranno le requisizioni di chiese, di conventi, monasteri e la città diventerà, oltre che una grande caserma per la presenza massiccia dei militari francesi, anche invasa dai feriti e questo sarà un elemento molto importante.
Indipendentemente da questo fatto, però il tempo coincide quasi, perché l'esercito francese arriva nel 90, giugno del 96 a Verona. In settembre, non sappiamo la data precisa, ma certamente alla fine dell'estate e all'inizio dell'autunno, Don Leonardi, Don Pietro Leonardi, mette in piedi un'associazione. La chiama la Sacra Fratellanza dei Preti Ospedalieri. Che cos'è? È un'associazione perché alcuni preti esercitino la carità nei confronti degli ammalati, assistendo spiritualmente ma anche corporalmente gli ammalati. Era una cosa che alcuni anni prima il vescovo Avogadro, arrivando alla carità e all'attenzione, a sfruttare l'occasione della presenza di un grande ospedale in città, aveva già esortato e spinto i suoi preti perché esercitassero la carità in modo fattivo, approfittando della presenza di questo ospedale. Pietro Leonardi si dimostra attento discepolo dell'Avogadro. Anche in questo, non solo in questo, ma anche in questo particolare frangente, e quindi metterà in piedi una inizialmente microassociazione, sono in sei preti, amici tra loro, e due seminaristi, e si fanno i turni, perché c'è tutta l'organizzazione per fare i turni, per assistere gli ammalati, e velocemente questa cosa qui interesserà anche dei laici, che erano dei nobili, dei borghesi che andavano ad aiutare e assistono gli ammalati di notte, dando loro, ecco, svuotando i vasi, cambiando le fasce, i vestiti, porgendo da bere, e anche i preti svolgono contemporaneamente la loro attività, sia spiritualmente che con la confessione, con l'amministrazione dei sacramenti, con le catechesi. E via via, in breve tempo, in 2 anni, i preti diventeranno 24, i seminaristi che andranno a visitare gli ammalati almeno una volta alla settimana diventeranno 6, e quindi è una palestra di vita per tutti. Incominceranno anche a partecipare le donne, siamo ormai 2 anni dopo, 1798, e tra le prime, anzi, se non la primissima, una delle primissime ad assistere le donne, perché insomma gli uomini, preti compresi, andare a svolgere il servizio corporale presso le donne non era proprio del tutto indicato, e quindi c'era la necessità che le donne assistessero le donne. E quindi tra le prime ci sarà anche la canossa. All'inizio, ecco che abbiamo già. Sarà già presente tra i primi anche Don Carlo Stepp, e vedremo, amicissimo di Pietro Leonardi. Ecco, c'è questa caratteristica dell'amicizia tra i primi santi, che è una cosa interessantissima, perché non è possibile parlare dell'uno senza tirare in ballo gli altri. Puntarono sulla canossa, continua la guerra, c'è a un certo punto nel 1801 c'è una pace tra i due eserciti, c'è una pace, si chiama Pace di Lunéville, e questa pace porterà a spartirsi di nuovo il territorio della ex ormai Repubblica della Serenissima, la divideranno in due. Metà, una parte agli austriaci, una parte ai francesi, ma secondo il Trattato di Campofondo, che era di alcuni anni prima, di 4 anni prima, il confine di queste due parti era il fiume Adige. Solo che il fiume Adige passa proprio in mezzo alla città di Verona, e dunque questa pace porterà a una situazione del genere che per 5 anni la città di Verona sarà divisa in due. Metà, la parte sinistra, la riva sinistra sarà data agli austriaci, la riva destra ai francesi. I francesi avevano praticamente il centro della città,
gli altri avevano la periferia e infatti i francesi, con termine dispregiativo, chiamavano la parte di là dell'Adige Veronette. Da allora in poi è rimasto il quartiere di via 20 Settembre, da allora in poi si chiama Veronetta, che era il termine dispregiativo che avevano coniato i francesi per apostrofare la parte che era data agli austriaci. Ma a me interessava soprattutto sottolineare il fatto che c'è un momento di pace relativa, anche se la città è divisa in due, e quindi non c'è più così urgente l'impegno con gli ammalati. Allora i nostri amici Leonardi incomincia a dedicarsi ad un'altra cosa, senza abbandonare gli ammalati, ma incomincia a raccogliere, la città era piena di ragazzi abbandonati, che vivevano di ragazzi e di ragazze abbandonati che vivevano di espedienti e quindi ormai che si ingegnavano di tutto e quindi anche con un degrado morale e civile, e dunque incomincia a raccoglierli, perché di fronte, se prima c'era un'urgenza della carità, era assistere gli ammalati, lui si accorge che, su indicazione anche del vescovo, che c'è una nuova urgenza, e che è quella della gioventù abbandonata. E quindi incomincia, quando Leonardi ha 30-32 anni, incomincia a raccogliere alcuni ragazzi che si venivano chiamati i Raminghelli, e lì riesce in qualche modo a procurarsi, ad ottenere una casa in via San Cosimo, che ancora oggi in via San Cosimo 3, i Puotti, avevamo detto, è la casa madre delle suore da lui fondate, le figlie di Gesù. Ma lì all'inizio quel luogo era il luogo di raccolta dei ragazzi maschi, poveri, sordi, psichicamente fragili, ciechi, e lui incomincia a istruirli nella religione, nella morale, nel leggere, nello scrivere. E incomincia a insegnar loro anche un lavoro. Ecco le sue, che viene a galla, torna la suo essere tipografo, non solo, ma insegnando loro un lavoro, poi li sistema, li piazza in artigiani locali e lui si raccomanda, seleziona gli artigiani e passa tutti i giorni a controllare e alla situazione dei ragazzi presso gli artigiani che lui ospita poi, perché a San Cosimo i ragazzi non semplicemente imparano a leggere, a scrivere, imparano un mestiere, ma vivono. E quindi lui deve anche, incomincia a farsi dare una mano anche da altri preti, ma deve trovare anche delle persone perché si tratta di dar da mangiare, si tratta, mette in piedi una struttura piuttosto complessa. Aggiunse le scuole fatte nelle sere invernali, nei giorni festivi, mette in piedi l'anno dopo, nel 1202, anche un oratorio festivo in cui spiegava la dottrina e poi si giocava, c'erano dei divertimenti e poi si facevano anche delle passeggiate. Ma non si è dimenticato Don Pietro degli ammalati e quindi della realtà dell'ospedale della misericordia. Quindi mette in piedi tutta una serie di catechesi, di catechismi, e siccome incominciano ad essere, deve catechizzare non soltanto gli ammalati, ma anche i soci della fratellanza, laici che aumentano, e quindi utilizza due chiese, una più piccola e una più grande, che sono dove c'è oggi il municipio. Lì c'erano due chiese, Santa Maria della Misericordia e Sant'Agnese, le utilizza per fare la catechesi per i soci della fratellanza. Aveva avuto un così gran successo che si è inventato una catechesi anche extra per coloro che servivano nelle case dei nobili e che non potevano partecipare alle catechesi che venivano svolte nelle diverse parrocchie, perché mentre si svolgevano le catechesi, i servi
erano impegnati nei lavori in cucina, a far da mangiare, eccetera, eccetera. Allora si inventa delle catechesi in orari tali per cui questi potessero partecipare. Poi si inventerà anche la catechesi per i nobili, fatte alle 3 del pomeriggio, dopo che hanno finito di mangiare, e quindi, no, non potete accampare come scusa che non potete, e quindi gli fa la catechesi anche per loro. Insieme a Don Steb pensò ad una missione popolare. Missioni popolari voleva dire una serie di catechesi e poi la possibilità dell'adorazione, di accostarsi all'Eucaristia, dell'adorazione dell'Eucaristia e soprattutto le confessioni. E si immaginano questi due amici di fare una missione popolare per tutta la città, fatta a Santa Maria della Scala, in questi giorni chiusa, perché i frati che servivano lì se ne sono andati, servi di Maria, sì, detti popolarmente serviti, però le missioni popolari erano proibite dal governo francese. Anzi, il governo francese mandava spie ad ascoltare le prediche e Don Leonardi verrà proibito di predicare per un anno. Perché i francesi erano sospettosi e pensavano che si predicasse contro di loro, e quindi tutti questi predicatori venivano costantemente controllati, e vedremo che Don Pietro sarà anche incarcerato, e quindi bisognava sempre stare attenti. C'erano le missioni popolari che erano dal governo, erano proibite perché permetteva troppi contatti tra le persone, e troppi contatti erano pericolosi, se era sospetto di sommosse. Andrà Don Pietro a Milano a incontrare il ministro del culto per riuscire ad ottenere il permesso per queste missioni, quindi per 2 anni di tentativi. In quell'occasione approfitterà di entrare in contatto con degli amici, dei conoscenti di Maddalena di Canossa. Questi milanesi erano venuti a sapere della presenza di questa associazione dentro in ospedale a Verona, e alcuni nobili milanesi, coadiuvati, aiutati da alcuni preti, da uno soprattutto, allora dicono: ma andiamo, vai a Verona a vedere cosa succede. E questa contessa Durini, Trotta Durini, entra in contatto, trova casualmente in ospedale la Canossa, si fa raccontare cosa fanno e diventano amicissime. Questa torna a Milano e diventerà il tramite dei contatti con il governo filo francese che ha la sede a Milano. Leonardi, andando a parlare con il ministro del culto che era a Milano, approfitta per entrare in contatto direttamente anche con questa realtà milanese. Diventerà importantissimo questo. Perché? Perché incominceranno a scambiarsi libri. I veronesi manderanno dei libri ai milanesi, i milanesi manderanno libri di teologia, libri di dottrina, libri di spiritualità, che erano tutto clandestino, era come un samizdat. Perché il governo francese controllava tutto, e addirittura si fanno mandare, visto che Steb, Leonardi ed altri assistevano spiritualmente i militari francesi e austriaci ancora ammalati e presenti comunque, e allora si fanno mandare, cioè riescono a recuperare delle Via Crucis, delle novene, delle devozioni, ma dicono: ma però i francesi e i tedeschi non capiscono. Allora li mandano a Milano, li fanno tradurre, se li fanno stampare e se li fanno restituire in funzione dei soldati che sono qui. E questo permetterà loro di ottenere anche molte conversioni.
sia dall'ambito francese sia tra gli austriaci, che, tra i quali c'erano diversi protestanti. Nel 1800, sempre nello stesso anno, Pietro Leonardi va a Mantova, c'è un prete veronese che è a Mantova e ha messo in piedi un istituto che recupera non i raminghelli maschi, ma le ragazze che battono la strada, le raccoglie e cerca di istruirle. E lui vuol andare a conoscere questa cosa qui, perché anche lui intuisce che è vero che la situazione dei maschi è molto compromessa, ma quella delle ragazze molto di più. E allora incomincia a pensare ad interessarsi anche a quell'aspetto. Mentre è a Mantova, casualmente c'era incontro un prete che gli dice che Pio VI, Papa Pio VI, andrà a Parigi. Scusa, è già diventato settimo, sì, è vero. Sì, nel 1800 c'è il conclave e quindi Pio VI diventa Pio VII. Pio VII decide di andare a Parigi a fare che cosa? Deve incoronare Napoleone imperatore. Siamo nel 1804, Pietro Leonardi sente questa notizia, vado a Parigi. Vado a incontrare il Papa. Non so se si riesce a immaginare l'intraprendenza, ma anche la sfrontatezza. Cioè, mi ciapo, vado a Parigi e vado a parlare col Papa. E comunque succederà così. Torna a Verona, siccome non sapeva il francese, cosa vado a Parigi che non so il francese? C'era un vecchio abate isolato dai preti veronesi perché era sospettato di collusione con i democratici francesi, con l'illuminismo, con i giacobini, eccetera, 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 eccetera. Lui se ne frega. Lui va in cerca dell'abate Venturi, lo contatta e gli dice: mi accompagni in Francia? Ve la faccio breve senza guardare le slide che poi scorro via. E allora che cosa è interessantissimo questo? Che nel viaggio di andata passerà per Milano, passerà per Torino, andrà finalmente a Parigi, ma lungo la strada lui viene a conoscere a Torino tutta una serie di opere caritative di cui lui cerca di far tesoro. E a Parigi riuscirà a parlare, a incontrare il Papa, cercando di ottenere sostegno e che mettesse una buona parola con il ministro del culto per poter fare finalmente le missioni popolari. Il Papa gli dirà: bene, bene, vedremo il da farsi. Quindi in realtà non succederà molto da quel versante lì, ma succederà molto su un altro versante. Lui sta 2 mesi a Parigi, ma in questi 2 mesi sta lì a dire rosari, dirà anche i rosari, ma farà anche altro. Lui vuole conoscere Parigi, è la città famosa per le opere di carità messe in piedi da San Vincenzo de Paoli, e dunque lui va a conoscere, entra dentro gli ospedali e conosce le sorelle di San Vincenzo che svolgono l'opera caritativa e di assistenza agli ammalati di Parigi. Gli capiterà di assistere, e questo è importantissimo, ad uno spettacolo fatto da un abate che metteva insieme e istruiva i ragazzi sordomuti. E i ragazzi sordomuti parlavano a gesti e facevano teatro. Lui resta sconvolto e dice: ma allora è possibile fare qualcosa per i ragazzi sordomuti, i ragazzi e le ragazze sordomute, senza lasciarli isolati nel loro disagio? E allora lui ha questa intuizione, dice: torno a Verona e metto in piedi la stessa scuola. Dice ad Abate Venturi: mentre io giro per gli ospedali per imparare come chi fa, tu fatti spiegare dall'Abate Sicar cosa fa, come fa, il metodo, perché lo portiamo anche a Verona.
quando ritornerà in Italia, passerà da Parma e anche lì imparerà, contatterà, eccetera, eccetera. Quando arriva a Verona, ecco che fa tesoro di tutte queste esperienze e cerca di metterle in atto. Lui non riuscirà, per esempio, con i sordomuti, lui partirà, ma non sarà in grado di continuare perché aveva già mille altre cose, l'affiderà all'abate Venturi, e il quale riuscirà prima a convincere, a farsi dare una mano da un altro prete. Anche questo non riuscirà a portare avanti. Ma arriverà un certo giovanissimo Don Antonio Provolo, il quale erediterà lui l'intuizione di Pietro Leonardi, facendo la sua e mettendo in piedi l'opera che tutti conosciamo e attribuiamo proprio ad Antonio Provolo. Ma l'intuizione, l'inizio di tutto, è stato anche in questo caso Pietro Leonardi. Adesso scorriamo via veloce. I sordomuti, Torino, Parma, riesce a tenere esercizi spirituali, va a Milano a predicare ai carcerati, e qui nel 1808, 7 e 8, incominciano una serie di processi, di arresti messi in atto da chi? Da gente. Lui sta predicando a Cerea, predica a Sanguinetto, va a tenere un corso di esercizi a Venezia. Nella Val d'Adige, una missione popolare che riesce a mettere in piedi nella Val d'Adige, nei paesi della Val d'Adige, e riesce a ottenere molte conversioni. La gelosia, anzi, a Venezia addirittura riesce a far chiudere due club segreti di Giacobini, e quindi Napoleone decide di fargliela pagare. Sospetti, invidie, gelosie, e poi da ultimo la decisione di Napoleone: verrà arrestato, passa alcuni mesi, nel 1810 è arrestato a Milano, da arrestato fa una catechesi, una missione popolare in carcere ai carcerati, e cioè no, io ti infermo neanche inchiodandolo, ma è proprio l'ardore, il sacro zelo e l'amor per Gesù Cristo che spinge questi qui a andare avanti. Riesce ad ottenere i suoi amici, anzi gli amici milanesi, intercedono per lui e riesce ad ottenere gli arresti domiciliari a Verona in seminario. Starà 2 anni incarcerato in seminario, e in seminario ritroverà Don Steb, lo vediamo, Don Steb, che nel frattempo era diventato insegnante in seminario, procuratore, direttore, bla 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 bla, e quindi però lui da lì riesce comunque a guidare, pur da distante, e a seguire la vita della Sacra Fratellanza, perché abbiamo lasciato un po' tra parentesi. 22 mesi di detenzione, quando esce, riprende a predicare in giro a Milano, Venezia, Brescia, Padova, Mantova, Vicenza, Schio, giunge anche a Modena e in altre località. Nel 1815, quando ha 46 anni, ottiene da Pio VII il titolo di missionario apostolico. Cosa vuol dire? È un riconoscimento importante. Lui svolge la sua attività di predicatore, di catechista e di missionario a nome del Papa, e ha delle facoltà che ha soltanto il Papa, come di assolvere da alcuni peccati o da alcune censure che sono riservate soltanto alla Santa Sede. E quindi confessioni, direzione spirituale, saggio e prudente nella direzione delle anime e più tardi anche nella guida delle sue religiose. Maddalena di Canossa si serve molto spesso del suo consiglio, così come anche il Bertoni. Sempre presente negli ospedali militari, e insieme con l'amico Don Carlo Steb, c'è 1813. Guerra di Lipsia, l'esercito austriaco importa qui il tifo,
sia Stab che Leonardi tornano nei campi di battaglia, si beccano il tifo, lo stesso Leonardi sarà in punto di morte, c'è tutta la città di Verona che fa una novena e prega per la salvezza, perché sia salvato Don Pietro, e in modo miracoloso guarirà. Prenderà la direzione spirituale dell'ospedale, con annesso il ricovero di Santa Caterina, ne spenderemo qualche parola in più su questo parlando di Don Stab, e assolve il direttore del ricovero. Beh, qui vi dico una parola, altrimenti non si capisce. Viene chiuso l'ospedale della Misericordia in Piazza Bra e viene trasferito poco distante, dove c'è adesso la casa madre delle sorelle della Misericordia, che c'è lì via Stab, di fronte alla Lavinia Mondin, non so se avete presente, come si chiama? Via Valverde, che fa la curva. Ecco, allora lì c'è Sant'Antonio, c'è la chiesa di Sant'Antonio, e nella via, si chiama via Marconi, via Marconi, c'è la chiesa di Santa Caterina. Allora, nel ex convento, perché Napoleone ha fatto chiudere tutti, ha mandato via tutti i frati, tutte le suore, e quindi restano i conventi vuoti. Allora, la chiesa di Santa Caterina con l'annesso convento di Santa Caterina, lì ospiteranno, verranno ospitati, si distinguono gli ammalati, i malati, da coloro che non sono autosufficienti. E quindi gli autosufficienti, c'era Barboni, c'era le orfani, c'erano le ragazze pericolanti e quelle un po' più grandine già traviate, e quindi gente non autosufficiente, e quindi quello si chiama il ricovero. Con Stab lo diremo. Ci sono dentro 700 persone, e nell'ospedale invece della Sant'Antonio, e lì gli ammalati. E allora Don Leonardi diventa direttore del ricovero, continuando ad animare la Pia Unione degli Ospedalieri per altri 15 anni. La condizione di trascuratezza e abbandono dei ragazzi, dei giovani, riguardava soprattutto la gioventù femminile, e lui aveva già incominciato ad occuparsi di questa, e mette in piedi l'ideazione di un'altra istituzione, di scuole di carità, cioè scuole gratuite da aprirsi nei punti della città in cui era più urgente, vi era più urgenza. Aveva già incominciato a raccogliere alcune ragazze, alcune giovani, per farle maestre, perché vabbè, tu le raccogli, ma hai bisogno di maestre, e quindi bisogna raccogliere delle brave giovani e istruirle perché possano poi fare da maestre. E però riesce a metterle insieme soltanto stabilmente 3 anni dopo, nel 1812, pronte a dedicarsi interamente alle scuole di carità. E queste prime 5 diventeranno anche le prime figlie di Gesù, che verso la fine del 1814 emettono privatamente i voti religiosi. Leonardi aveva fatto una rigorosa selezione, esigendo che fossero fornite di doti di mente, di cuore, di vigore, di salute, ardenti di pura carità, umili e pieghevoli all'obbedienza. Noi facciamo fatica ad essere le ultime pieghevoli all'obbedienza, però va di pari passo con l'umiltà, cioè è inutile che ci giriamo tanto attorno, quindi noi starò qua, ci è sempre un po' indigesta, ma... Lo scopo era quello di formare un gruppo di maestre che accogliessero nella loro casa di via San Cosimo, perché vivevano lì,
le ragazze più bisognose, ma anche che non si limitassero solo a questo, ma andassero anche nelle zone più bisognose della città per istruire, per mettere in piedi queste scuole di carità, cioè gratuite, perché qual era la logica? Per incontrare le ragazze nel loro ambiente senza strapparle dalla loro famiglia o dal loro ambiente. E dotandole anche, istruendole anche nelle attività femminili, senza rifiutare vestiario e vitto per chi non ce l'aveva. Ed ecco che l'intuizione di gente votata a questo e non semplicemente temporaneamente lo porta a dar luogo ad una congregazione religiosa e quindi con delle donne, delle giovani totalmente dedicate a questa opera, a questa impresa, con voti religiosi, libere dalla clausura, con la possibilità di istruire le ragazze senza allontanarle dal loro ambiente familiare. Le scuole ebbero un rapido sviluppo. Una delle prime fu alla Croce Bianca, poi a San Nazaro Eccelso e poi anche nelle città dove lui aveva predicato, quindi a Modena, Reggio Emilia, Carpi, Massa, che era collegato alle predicazioni missionarie di Don Pietro. Muore nel 1844 a causa di una infezione al braccio destro e quindi, concludendo su Don Pietro Leonardi, quello che a me colpisce è questa sua, cioè è proprio l'amore radicale a Cristo che rende possibile questo uomo, questa persona, di una creatività, di una indomabilità, di una dedizione e anche di un ingegno che sprona nella via del bene, insomma, ecco. E passiamo a Don Steb. Iniziamo con Don Steb e vediamo dove arriviamo. Viene dalla Germania, nasce a Tubinga il 18 dicembre del 1773. È di 3 anni più giovane di Leonardi, di Pietro Leonardi. Lì ho messo in rosso la zona dove si trova, rispetto alla Germania attuale, Tubinga, è proprio la zona più meridionale. Tenete presente che questa è la Baviera, quindi Monaco è circa qui, qui c'è Stoccarda e qui c'è la regione di Tubinga. Queste sono alcune immagini che riguardano la città di Tubinga. È famosa la città per gli studi universitari dal 500, anzi da prima, che all'origine alti studi cattolici, poi con la riforma sono diventati protestanti. Quindi è una città che ha la sua università, ha l'università protestante ed è tutta molto intrisa della realtà della riforma, famosa per le sue correnti filosofiche, teologiche, bibliche, liberali, di impostazione appunto protestante. Non so se i meno giovani tra noi, ma siamo tutti là perché ormai anche a me sono viaggio, non so se avete mai sentito parlare di Hans Küng, un teologo famoso, che è cattolico, ma che ha scritto delle opere sulla Chiesa e sul Papa che l'hanno portato lontano dalla Chiesa cattolica. Insegnava perché a Tubinga, quindi anche la realtà cattolica era un po' borderline. Primo Carlo, primo di 8 figli, 6 dei quali però morti in tenerissima età, alla fine sono lui e sua sorella, sono in 2. I genitori professavano la fede luterana, quindi lui è un luterano.
Carlo non frequenta l'università, ma respira l'aria protestante di cui l'ambiente familiare, non solo tutta la città, è intrisa. Il padre è dell'alta borghesia, è amministratore dei beni del ducato di Tubinga ed è gestore di un grande albergo e ha grandi idee, grandi aspirazioni, grandi speranze nei confronti del suo figlio primogenito Carl, e investe molto su di lui, lo vuole impratichirlo che si diventi abile commerciante, e è questo quello che ha in mente di fare con suo figlio. Compie gli studi umanistici nella scuola della città, però a 15 anni, non ha ancora 16 anni, lo manda a Parigi per imparare il commercio. Siamo nel 1788, qui come simbolo di Parigi avrei potuto mettere la Torre Eiffel, che però è di più di due secoli dopo, un secolo abbondante dopo, e potevo mettere l'Arco di Trionfo, ma siamo dopo, quindi Notre Dame, quella c'era. Comunque, l'anno dopo lo richiama a casa. Come un anno, l'ha mandato un anno a Parigi, lo richiama indietro. Siamo, secondo voi, come mai? Guardate la data, 1789, vi dice qualcosa? È la rivoluzione francese. Ci sono un po' di c'è un po' di confusione e papà Steb pensa bene di richiamare a casa il figlio sedicenne, forse. E dopo qualche anno, nel 1792, lo invia a Verona. Questa c'era, sì. Perché sì, la gente sotto non è quella del tempo. Come mai a Verona? Chi lo sa? Probabilmente per la fama che Verona aveva di essere un centro importante del commercio laniero, ma in realtà questo risaliva indietro a qualche secolo prima, ormai le cose erano molto decadute. Comunque, fatto sta che il papà invia il giovane Carl a Verona per imparare il mestiere del commerciante. Arriva che non ha ancora 18 anni, anzi appena compiuto 18 anni, siamo al 24 marzo del 1792, a Verona, e quindi c'è l'arena, ma abbiamo anche delle grandi basiliche. Com'è questo ragazzino? Tenace, diligente, si dedica ai suoi impegni di lavoro e di studio, a imparare la lingua con grande zelo, evitando le distrazioni che l'ambiente mondano avrebbe potuto portare a recargli. Meno di sei mesi dopo il suo arrivo, Carlo si fa cattolico, aderisce al cattolicesimo. Noi abbiamo il documento, lì la faccetta è perché, cioè, sei mesi che sei qua e già diventa cattolico. Consegna nelle mani del vescovo Avogadro il cosiddetto atto di abiura, perché bisognava proprio firmare, c'era un documento dove uno diceva che rinunciava, abbandonava la confessione luterana abbracciando la fede cattolica, bla bla bla. Ce l'abbiamo ancora in archivio, l'ho visto, firmato da questo giovane diciottenne. Ma come si può spiegare una conversione, un passaggio così rapido? Cioè, certamente non solo un motivo. Allora, la risposta giusta è: non si sa. Si può soltanto immaginare un po' di cose. Lui lavorava presso una famiglia, la famiglia Camploi, che vendevano tessuti, ed era una famiglia di veri credenti.
Don Sante Fontana, che era il suo maestro di lingua italiana, che era anche era un grande sacerdote, letterato, colto, che era anche il direttore spirituale di un giovane seminarista, Pietro Leonardi, che a quel tempo, quando Carl ha 18 anni, Pietro ne ha 22. Don Giovanni Martini, un giovane sacerdote, suo compagno di pensione, perché vivevano in una casa in affitto, è diventato suo carissimo amico e confidente. Pietro Leonardi, seminarista, amico fin da allora, con il quale sentiva di avere molti punti in comune, soprattutto l'interesse, la propensione verso gli ammalati e i più bisognosi. Dei padri filippini, vicini di casa, ci sono due sacerdoti filippini, i fratelli Bertolini, che poi lo aiuteranno in un momento di difficoltà, come vedremo, e la chiesa dei padri filippini lì molto vicina al luogo dove lui risiedeva. Infine, la lettura di un'opera. I fratelli Bertolini gli hanno messo in mano un'opera scritta da un francese, il secolo prima, Bossuet, la storia delle variazioni delle chiese protestanti. E dunque, sì, era le varie correnti protestanti, ma scritto però da un prete cattolico. E quindi, chi lo sa che cosa si è messo in moto nell'animo e nella testa di questo giovane tedesco. Paolo VI, in occasione della beatificazione di Carlo Stebb, fa una predica, un discorso che riprendo più volte e che poi riprenderò anche alla fine come giudizio conclusivo sulla figura di Carlo Stebb. E qui cito Paolo VI, che dice: questa vicenda, questa della conversione di Carlo, è il primo e notevole episodio della sua vita spirituale. Segna l'orientamento religioso dell'intera sua vita, è verissimo. Ci sono delle cose che facciamo da giovani e che sono così radicali, possono essere così radicali, che in realtà che segnano, che danno l'indirizzo, la traiettoria di tutta la vita, che per certi versi poi si vive, la dico grossa, non è esattamente così, ma insomma la metto tra virgolette, che da quel momento là in poi è come se si vedesse un po' di rendita. In realtà non è del tutto così, perché deve essere costantemente rinnovata, però ti dà quella traiettoria stabile. Ed è così proprio per Carlo, segna l'orientamento religioso dell'intera sua vita. E il Papa ci tiene a sottolineare orientamento libero, perché uno potrebbe dire ma qualcuno gli ha lavato la testa. Orientamento libero, meditato, decisivo, non polemico nei confronti della sua tradizione. Questa scelta, sono ancora le parole di Paolo VI, fu un atto eroico che dovette costargli un sacrificio enorme. A che cosa si riferisce il Papa? A un travaglio, perché a passare da una tradizione, da una confessione religiosa ad un'altra, è questo il sacrificio eroico? È questo il sacrificio enorme? In realtà c'è in ballo anche qualcosa di più. Infatti, dopo il passaggio al cattolicesimo, i suoi genitori lo desiderano e non lo riconoscono più come figlio. Interromperanno tutti i rapporti. Carlo non vedrà più né suo papà, scriverà. C'è a un certo punto una notizia che dopo 20 o 30 anni riuscirà ad avere un contatto con anche la madre che negherà, che rifiuterà.
ha avuto due occasioni, si è sentito per lettera con la sorella. Quindi veramente lui non avrà più nessun rapporto con la famiglia e lo lasceranno anche senza mezzi di sussistenza. Evidentemente il sacrificio è enorme col senno di poi, ma sarà stato del tutto ignaro, inconsapevole dei rischi a cui sarebbe andato incontro il giovane Karl? Probabilmente no. E il Papa dice: non sarà mai valutato adeguatamente il dramma giovanile della sua conversione al cattolicesimo, che gli costò la perdita di rapporti familiari, affetti e vantaggi, e lo lasciò povero e solo, quasi orfano, sopra un nuovo ed impervio sentiero della vita, in una situazione, in una città, in una nazione totalmente estranea e con gente che, insomma, continua il Papa. Il suo spirito non si inasprì, ma si fortificò. Il suo carattere si temprò di quella energia, di quella serietà, di quella umiltà che poi sempre trasparirono dal suo volto virile e spirituale. Il giovane Steb è rimasto senza mezzi di sussistenza e viene aiutato da persone caritatevoli, dalla famiglia Camploi, che lo accoglie nel lavoro, dai fratelli Bertolini, i due filippini che abitano vicino e anzi lo prenderanno in casa con loro, che loro vivevano, in realtà c'era la madre, e quindi prendono in casa con loro e lo affidano alla madre. E poi avrà uno sponsor d'eccezione, un personaggio notevole per Verona di allora, il conte Benedetto del Bene. Nel cammino verso la maturità della fede, Carlo brucia le tappe. Alla conversione segue presto il sacramento della confermazione e subito dopo entra in seminario, vuole farsi prete. Ecco che allora alla sorpresa, la faccetta sorpresa di prima, ho aggiunto come tutto una corona di sorprese, cioè sto qua, dopo 6 mesi si converte al cattolicesimo e nel giro di 2 mesi lui è intenzionato a diventare prete. La maturazione della vocazione, ecco, queste sono parole del Papa di Pio VI, Paolo VI. Uno dice: come mai questo passaggio ulteriore? In realtà non è un passaggio ulteriore, è come se fosse già tutto contenuto nella radicalità della scelta iniziale, c'è già tutto lì, era già contenuto nel primo radicale dono di sé al Vangelo, a Cristo Maestro, alla Chiesa, famiglia dei fedeli credenti. E continua il Papa sottolineando lo spirito di rinuncia e sacrificio necessari per preferire a ogni cosa la verità della divina chiamata. Tutto il resto passa in secondo ordine. Entra in seminario, anche lui nel seminario che è stato, abbiamo visto la volta scorsa, impostato dal vescovo Avogadro perché diventasse fucina di un modo nuovo di essere preti e pastori, e quindi dediti alla missione, e quindi dediti alla carità, alla predicazione, alla catechesi, spendendosi per la cura delle anime e per i fedeli. Viene ordinato il giorno della Madonna del Popolo, che è l'8 settembre del 96. Vi ricordate quando vi ho detto che i francesi arrivano a Verona il 1 giugno del 96, gli uni all'inizio dell'estate, e poi Pietro Leonardi fonderà la Sacra Fratellanza alla fine dell'estate, all'inizio dell'autunno? L'8 settembre diventa prete a 23 anni, c'era bisogno della dispensa del Papa che arriva, e a 23 anni non ancora compiuti, e quindi diventa uno dei primi 6 preti
che appartengono, che aderiscono alla Sacra Fratellanza fondata dal suo amico Pietro Leonardi. Il primo incarico da giovane prete, non c'era nessun in Diocesi, nessun sacerdote che conoscesse la lingua tedesca, Don Carlo viene incaricato dalla curia di seguire i civili presenti in città che parlano il tedesco. Ma da lì a poco, perché è proprio le prime battaglie sono proprio nell'autunno del 96, si scatena l'inferno attorno a Verona, nella guerra tra i francesi e gli austriaci, e diventerà Don Carlo l'uomo della provvidenza. Perché? Perché riuscirà, lui conosce il francese, essendo stato a Parigi, conosce il tedesco, che è la sua lingua madre, e quando ci sono delle difficoltà conosce l'italiano e conosce il latino, e quindi sarà l'uomo della provvidenza, perché riesce a incontrare gli uomini malati, feriti dei diversi eserciti, portando loro la consolazione di Cristo e dei sacramenti. Ah, ecco, vi ho anticipato che cura spirituale di civili tedeschi e basta? Entra come insieme all'amico Don Leonardi nella Sacra Fratellanza, e proprio nel momento in cui si incominciano a riempire gli ospedali dei feriti francesi e austriaci, sarà proprio l'uomo inviato dalla provvidenza che poteva svolgere direttamente il ministero sacerdotale presso i feriti moribondi dei due eserciti. Il suo campo di azione è soprattutto il Lazzaretto. Sapete dove è il Lazzaretto? Grosso modo di fronte a Villa Buri, di là dell'Adige. Villa Buri di qua, il Lazzaretto è di là, insomma in qualche modo di fronte a Porto San Pancrazio, la zona del Lazzaretto. Questo è il tempietto che era stato fatto, che è presente all'interno del Lazzaretto. Quello è come era il Lazzaretto prima di una distruzione, prima della guerra, della seconda guerra mondiale, perché con la seconda guerra mondiale è stato distrutto, è stato bombardato, e quindi delle parti non ci sono più. Lì al Lazzaretto erano stati confinati i feriti austriaci, che venivano, la gran parte veniva dall'assedio subito a Mantova, e avevano portato con sé anche una malattia, un morbo, ecco, una specie di peste, e venivano ospitati più di 2000 feriti. La situazione era terribile, mancava tutto, soprattutto l'igiene, e vi morivano anche 250 individui alla settimana. Don Carlo è al Lazzaretto quasi stabilmente, prestando tutti i servizi, anche quelli più umili, senza arrestarsi, mettendo in pericolo la propria vita, ed effettivamente si ammalerà, e anche lì miracolosamente si salverà, giungerà fino in punto di morte, e tornerà, una volta guarito, al suo ministero tra i feriti. La campagna austro-russa di cui vi avevo parlato fa aumentare nuovamente i degenti presso gli ospedali, e va nei campi di battaglia per portare ai combattenti, ai feriti, ai moribondi, la consolazione di Cristo. Vi avevo accennato al tentativo di fondare un ordine femminile insieme con Don Leonardi e con la Canossa. Con Leonardi cercano di trasformare, senza mettere in piedi, perché la Canossa a un certo punto è impegnato su altri fronti, lo vedremo quando parleremo di lei, si trovano loro due, Leonardi e Steb, e decidono allora di trasformare la componente femminile della Sacra Fratellanza, che si chiamava le Dame della Fratellanza, in una vera e propria congregazione religiosa, ma anche questo non andrà in porto.
La pace di Lunéville, che è un periodo di relativa tranquillità, è quella pace di cui vi accennavo prima, che porta come conseguenza anche la divisione della città in due, e quindi si fa meno pressante la richiesta di assistenza presso gli ospedali. Allora i tre amici, Steb, Leonardi e Canossa, possono dedicarsi a delle attività che erano un po' parallele al piano, al disegno che avevano messo in piedi con la Sacra Fratellanza, e incominciano quell'attività catechistica di cui vi avevo accennato prima parlando di Leonardi, e quindi utilizzando le due chiesette, le due chiese che erano dove c'è oggi Palazzo Barbieri, e le missioni popolari, predicazioni, esercizi spirituali e quant'altro. Ma Don Carlo non era un grande predicatore, anche perché non era la sua lingua l'italiano, e anche come temperamento. Allora cosa fa? Lui, mentre Leonardi predica, fa il catechismo, si ingegna, lui confessa e si esercita soprattutto nella direzione spirituale. I due vecchi amici sono complementari. Quanto Leonardi è vulcanico e trascinatore, tanto Steb invece è riservato, riflessivo, metodico, ponderato. Anche lui dà una mano in questo scambio, frequente scambio di libri a cui facevo cenno prima, tra Verona e Milano, e alla loro diffusione tra i malati feriti. Sarà proprio lui che recupera i libretti di delle Via Crucis, delle novene, li fa tradurre, e poi, una volta che sono tradotti in francese e in tedesco, li distribuisce tra i malati e i feriti dei due eserciti. Ci fermiamo qui, e poi, così come abbiamo concluso quest'oggi, abbiamo iniziato la volta scorsa con Leonardi, l'abbiamo concluso oggi, concluderemo Don Steb la volta prossima.